immagini dell'anteprima per il giovane pubblico delle scuole di Un ballo in maschera, l'opera di Giuseppe Verdi, in scena venerdì sera e di replica domenica pomeriggio al Teatro Municipale. A portarla a Piacenza, su un palco in cui mancava da molti anni, è il celebre baritono Leo Nucci, ormai affezionato alla scena piacentina, che oggi si è concessa ai microfoni di Telelibertà. La sua sarà una messa in scena fedelissima all'originale, ha spiegato, sferrando un duro attacco ai registi che propongono rivisitazioni. E oggi si ha l'uso di fare regiteatre, ma ha già fatto tutto Verdi. Il lavoro fatto da me è stato quello di guardare cosa dice Verdi. Verdi mette delle didascalie, mette degli intervalli, delle pause, intervalli intendo di note. Dice ogni nota che io scrivo, bella o brutta che sia, non la scrivo mai a caso. È un errore del nostro tempo dire la regia. Si dice mise en scène. Questo teatro è straordinario perché ha un'acustica straordinaria. Un teatro, tra l'altro, dove si lavora con la passione di fare teatro. Io che sono la penso un po' come Verdi in tante cose, se Dio vuole gestito da tutte donne e le cose vanno meglio. È un teatro, abbiamo la fortuna dell'orchestra giovanile di Muti, abbiamo un coro straordinario, abbiamo delle masse incredibili, non è caso che io non sia in giro per il mondo adesso, sono rientrato, purtroppo sono arrivato qualche giorno dopo perché ero con la scala a Mosca, finito qui lunedì io me ne parto di corsa perché me ne vado a Liegi, ma sono qui dopo 4 anni perché qui ho trovato il posto dove si può, credo, spero, che l'abbiamo fatto anche nel passato, cambiando i periodi nel passato, ma in quel tipo di opere si può ridare la dimensione all'autore e non solo, ma si può dare la dimensione, spero, me lo auguro, anche al pubblico che sento dire troppe volte non se ne può più, non se ne può più. La ridico, la rifaccio, come l'ho già detto tante volte, lo sanno. Il regiteatro, che nasce a Berlino nel 19, addirittura Pirandello ci scrive un libro, questa sera si recita a soggetto, ha nulla a che vedere col teatro dell'opera. Il teatro dell'opera è già tutto costruito, certo, bisogna capire i significati musicali, bisogna conoscerlo, e altrimenti si fa quello che si vuole e si dice ho fatto la rivisitazione. L'ha fatto prima accenno ai suoi tanti impegni, quali sono i progetti che ha in cantiere? Io adesso vado a Liegi per cantare Nabucco, poi andrò a Monte Carlo per Nabucco. Poi verrò anche qui per un concerto, spero che ho dei concerti in Svizzera, poi sarò alla scala con Traviata e poi le 50 anni che dici che smetti sono ancora qui, avrò il Nabucco alla scala e tutto, abbiamo già dei progetti anche qui, però dico questo con enfasi perché la cosa ho imparato tantissimo. Signori, io ho imparato tantissimo ad andare a scartabellare, a vedere cosa voleva Verdi, e questo mi entusiasma.